una settimana di eventi religiosi e civili che culmineranno nella processione di domenica 13 ottobre, con partenza da Cupola Marittima, dove il santo venne ucciso durante una persecuzione dell'imperatore Diocleziano nel 304. Tutto pronto dunque per i ricchi festeggiamenti per San Benedetto Martire. Un momento particolare della festa, che ogni 5 anni facciamo la ricorrenza del passaggio a mare della statua di San Benedetto Martire, per ricordare proprio il martirio che da Cupra poi venne trasportato nella leggenda anche dai delfini fino alla foce del torrente Alvolo, e quindi ripercorreremo in collaborazione con Cupra. Il triduo si farà giovedì 10, 11 e 12 a Cupra Marittima nella chiesa di San Basso con Don Roberto Traini, il parroco, e poi la festa del 13 verrà effettuata qui in parrocchia da noi. Quest'anno poi ci sarà la processione che partirà dal porto, dalla banchina Amalfizia, Riva Nord, poi passerà per il centro di San Benedetto del Trondo per arrivare in piazza Bice Piacentini, dove vivremo insieme la celebrazione con il vescovo Palmieri, e poi grande festa con la banda, con anche lo spettacolo di quest'anno dell'Associazione Culturale Bonadea, che riproporrà uno stralcio della vita di San Benedetto Martire. Il sindaco Antonio Spazzafumo invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi organizzati. Festa del patrono, quindi la festa della città, dei San Benedettesi, ma di tutti coloro che si sentono parte integrante di questa città, quindi anche coloro che hanno scelto San Benedetto come luogo per vivere, per lavorare. E in merito alla festa del patrono abbiamo diversi eventi, no? C'è il Gran Pavese, avremo la visita dei nostri cugini di Viareggio che verranno a trovarci con un numero sostanzioso di persone, quindi ci fa anche piacere perché andremo a festeggiare poi il 30° anno di gemellaggio. Io negli ultimi 2 anni ho partecipato attivamente alla festa del carnevale e siamo entrati anche noi nella loro famiglia. Per la festa io sono convinto che gli eventi che sono stati messi, diciamo, in pista sono eventi belli, musicali, di cabaret, di intrattenimento, e godiamoci appunto queste giornate di grande festa, ma anche di grande allegria.